Criminals, Meghan Trainor. C'è Veronica che vuole spoilerare la serie nella quale appunto la sigla è ballata. Non lo farò mai. Vabbè, l'hai appena l'hai fatto a tutti noi, e Giorgio avevamo appena detto: vogliamo iniziare a seguire da oggi la serie. L'ho iniziata questa mattina quando mi sono svegliato. Ho visto solo i primi 10 secondi e già mi hai fatto lo spoiler. Ma non si fa! Ma io non ho detto nulla. No, hai detto il genere. Mica ce n'è solamente una di persona di quel genere. Basta che la gente la sta guardando. Parliamo di Perfect Couple, che è una serie molto molto bella. Ne è uscita un'altra molto bella su Netflix che si chiama Monsters, una storia vera. Sto vedendo anche quella. Se vuoi ti spoilero quella adesso per ora. Ma credo che lì basta leggere la cronaca. Non ho fatto perché sennò è un fatto vero, sì. È terribile, fatto vero, terribile. Le 8:25, vi diciamo l'ora perché parliamo di quello, cioè di sapere l'ora. C'è tanta gente, che diceva un collega, un amico, che sa l'ora senza avere l'orologio. Sì, ma ripeto, è il trucco che usavo con i vostri figli, con i nostri figli. Adesso tu basta che ogni tot dai un'occhiatina all'orologio. Ma sì, ma dai, è facile. Oppure altri metodi, sentiamo. Un giorno zio Natale da Taranto, anche io ho un po' di orologi in più e li cambio spesso, anche 2 o 3 volte durante la giornata, o a volte capita che non ce li dia, ne tengo 1, 3, 4 giorni, 5 giorni, dipende, quella è come una passione, quindi va così, non c'è un motivo. È un po' lui 2 o 3 giorni, un po' come le mutande, che poi non so. Le tengo su 2 o 3 giorni, una passione, anche quella, le collezioni. Cioè, a volte 4 giorni, la mutanda, a volte 2 settimane, a volte 3 minuti. Così. Ma solo io, quando ha detto Natale da Taranto, ho pensato a un film di Vanzina. Dico, qual è? Natale da Taranto? C'era Boldi? C'è quello che sciabolano la raffola. Ancora, vai. Sì, no, è tutto molto bello questo discorso sugli orologi. Poi ci sono io, Gladys, 34 anni. Faccio ancora un po' fatica a leggerlo l'orologio, maledetto. E lì dipende dall'asilo, se te lo fanno fare subito, se dico all'elementare. Scagli un SMS chi? All'amico quello un po', diciamo, fissato, sai, anche con i film d'azione, che ti fa: guarda ore 9. E te sei lì. Ma aspetta, 6, 3. Di qua. Ma dimmi a sinistra. No, fa molto figo. Sì, c'è un'intera generazione che ormai con gli orologi digitali non sa. Non hai idea, certo. Ale è mio figlio. Tipo strano, ore 18. Tipo, ore 18, 10. Alle spadiere. Aspetta, che poi no, è l'orologio fino a 12. Ore 18, devi fare pure un giro. Devi fare pure un giro. La gira una volta e poi ti giri. 18, quindi 12 più 6, quindi. Ore 6. C'è il previo alle 15:44. Aspetta, allora. Quindi è in 2 direzioni. Ragazzi, come faccio? A te la parola, previ. Allora, Luca dice: io ho una piccola pizzeria al taglio. Tutto bene. Insomma, ho imparato a organizzarmi attraverso i momenti ciclici della radio. Senza guardare l'orologio so che ora è. Praticamente guardo l'ora con le orecchie. Non spostate niente, sennò sono rovinato. Si brucia la pizza. Brucia la pizza. Però se ci pensi, quant'è? 3 minuti nel forno? Il tempo di un disco. Parte il disco, finito il disco, toglie. Dipende dal disco. No, dipende dal programma. Da noi le fai tutte crude, fidati. Perché noi ci stufiamo. Dipende dal disco. I Pink Floyd li suoniamo tutti. Il resto, poi. Ecco, i Pink Floyd ha bruciato. Infatti, noi, povero Patrizio, invece fa: no, ma sono passato. È cotta. Tira fuori la pizza, è cotta, credimi. Quando lavoravo 2 passi da casa sulla Rai, trasmettevano La Signora in Giallo. Lei smascherava il colpevole alle 13:20. Di solito così sapevo che era ora di rientrare. È vero, però. Nella nostra compagnia c'è il Sandro. Un Sandro di ritardo equivale a mezz'ora. 2 Sandri di ritardo. Un'ora. Ritardatario cronico. Diciamo, Sandro è bello. Il mio compagno di banco, Galassis, veniva con un tonfo della fronte sul banco alle 10:30, c'era gente che regolava tipo il Gianicolo. Il cannone del Gianicolo ha dato una graniata. Aveva 2 ore e mezza di attenzione, poi andava giù. Poverino, io non ho mai avuto un'idea. Ma troppo bella, però. Questa sono 10:20. È Galassi. Aspetta, che regolo. Vado dietro di 4 minuti. Andava avanti, perfetto. Mi immagino televisione. Il mio Galassi. Il mio Galassi non perde un colpo. Al mio Galassi è più del Princeps Giamaica. L'orologio atomico. Vai, brevi, vai. Io non ho mai avuto un'idea precisa di Dio, più o meno. No. Direi che mi piazzo, sono un agnostico aperto a diverse possibilità. Sì. Ma da quando il mio coinquilino
Ciellino di ferro, recita l'Angelus alle 6 del mattino, sono diventato ateo bestemmiante. Però alle 6, però ce l'hai preciso, cioè, sei preciso. Alle 6, hai capito. Da allora, alle 6, vabbè, troppo prestito.